Per le nostre verdure ripiene serviranno del pane ammollato nel latte. Io uso pane casereccio. 200 g di prosciutto cotto tagliato a dadini. 200-250 g di zucca tagliata a cubetti e cotta in forno, condita con paprika, sale e pepe e olio. 2 uova, del prezzemolo, sale e pepe, la mozzarella tagliata a dadini, un 150 g di parmigiano grattugiato, dei cubetti di formaggio, un 100 g di, io ho messo Emmental e fontina, e dell'olio d'oliva. Questo è per il ripieno. E le verdure, quelle che vogliamo. Oggi faccio melanzane, zucchine, peperoni e cipolla. Intanto prepariamo il ripieno. Semplicemente andiamo ad unire tutti gli ingredienti, sperando che entri nella mia ciotola, perché ne prendo sempre una piccola. Pepe a piacere. Le uova. E andiamo ad amalgamare il tutto. Il nostro ripieno è pronto, lo mettiamo da parte e andiamo a pulire le nostre verdure. Ho già lavato ed asciugato le verdure. Adesso andiamo a pulirle. Adesso disponiamo le nostre verdure sul piano. Queste sono lunghe, le vado a tagliare un pochino. Mettiamo un pochino di sale, giusto un po' per dare il sapore poi alle verdure, perché il ripieno già è saporito. Ecco qua. E adesso possiamo andare a riempire. Riprendiamo il ripieno. Piano piano riempiamo, versiamo un pochino, un goccino d'olio in una pirofila e mettiamo direttamente in pirofila. Alterniamo le verdure. Con questo ripieno possiamo fare anche i carciofi. Finito, vedete, ne sono uscite tante. Adesso un pochino di pane grattugiato, così fa la bella crosticina. E un goccio d'olio d'oliva extravergine. Andiamo in forno 190 per 30-40 minuti, poi regolatevi sempre in base al vostro forno. Io quando le faccio ne faccio sempre di più, poi prendo dei contenitori e vado a mettere il contenitore, ne faccio più. Quando
mi servono, le tiro fuori e le cuocio. Si possono cuocere anche da congelati. E ci siamo fatti anche una bella scorta.